comincia a scendere. Che cosa deve succedere? Deve succedere poi che quando arriva a 20 gradi non deve scendere ulteriormente. Viene dato questo segnale, viene elaborato da qualcosa del genere e anche nella macchina, voglio andare a 80 km orari, leggo il tachimetro, sto a 70, che facciamo? Acceleriamo oppure freno. Siamo al circuito del Sele di Battipaglia in compagnia del segretario della CNA provinciale Simona Paolillo per questa iniziativa importante che coinvolge gli stakeholders del territorio. Sì, abbiamo voluto coinvolgere in questa tre giorni, che è una tre giorni dedicata al settore dell'automotive, sia il mondo della scuola con la presenza e la forte partecipazione dell'Istituto Ferrari, ma anche le scuole di indirizzo medio inferiore, per aprire i giovani al mondo della meccatronica, all'occupazione, che si possono trovare all'interno di questo settore dell'artigianato, un comparto in grandissima evoluzione. Qui domenica vedremo tutte le innovazioni del settore, dedicheremo un convegno con i professori universitari, esponenti del mondo della politica ma anche delle istituzioni, sarà con noi il presidente di Union Camere Nazionale Andrea Prete, ma anche il nostro vicepresidente nazionale Cascone. Insomma, abbiamo voluto portare a Battipaglia il mondo per attenzionare l'automotive, che ha delle carenze, diciamo, di tipo occupazionale, quindi perché non coinvolgere i giovani e indirizzarli verso questo tipo di professione? E la risposta dei ragazzi, dei giovani, degli studenti com'è stata? Che cosa incontreranno in questi tre giorni? Ma la risposta è entusiasmante. Stiamo trascorrendo le prime ore di avvicinamento, diciamo, ai ragazzi del quarto e quinto superiore del Ferrari, che hanno vissuto proprio la simulazione di un colloquio di lavoro, perché questo è importante, cioè riuscire a far incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, ma veramente nella concretezza del confronto con le imprese, con chi poi offre del lavoro e lo richiede. Quindi per noi è fondamentale, ecco, il rapporto B2B con i ragazzi, che stanno rispondendo con grande entusiasmo. Si può notare stamattina, tra l'altro grazie alla struttura Circuito del Sele, alla famiglia Rinaldi, noi diamo anche l'opportunità di fare il giro sul go-kart, e quindi ci sono questi momenti ludici che fanno sempre bene. Insomma, un modo, anche col sorriso poi bisogna affrontare le difficoltà, questo è il motto di questa nuova CNA, insomma. Continuiamo a conoscere i protagonisti che hanno organizzato questa giornata, procedendo proprio con il signor Bacco, che è il referente, il presidente dei meccatronici della CNA di Salerno. Sicuramente, come ci facevano notare, è importante la domanda e l'offerta, quindi chi esce da un istituto già in qualche modo preparato ad affrontare questo tipo di lavoro avrà molta più facilità nel trovarlo. Esatto, in questo momento il comparto dell'autoriparazione ha sete e fame di forza lavoro, quindi è necessario avere la possibilità di acquisire dei nuovi ragazzi che non solo abbiano le competenze e le capacità, ma anche un titolo di studio capace di poterli inserire appieno nell'organico lavorativo, perché appunto con l'Istituto Ferrari, con il suo indirizzo di meccatronico, i ragazzi che hanno conseguito il diploma da meccatronici hanno la piena possibilità di entrare a far parte del contesto occupazionale delle officine. Questo perché il mondo delle autofficine sta cambiando, c'è bisogno di figure specialistiche, non solo come competenze ma soprattutto come titoli. Quindi c'è un cambiamento rispetto a prima, no? Anche le ragazze possono accedere a questo tipo di professione. Assolutamente sì, dobbiamo uscire dall'ottica del meccanico in tuta blu, esatto, sporca di olio, ed entrare nell'ottica che l'officina ha bisogno di un minimo di pulizia, ma vista anche sotto l'aspetto di partecipazione del lavoratore. Quindi perché no, pure le ragazze possono essere interessate a questo tipo di lavoro e
entrare nel contesto delle officine, non solo sotto l'aspetto dell'accoglienza del cliente, ma pure come figura proprio lavorativa, perché parliamo di veicoli con l'avvento delle vetture elettriche che vanno sempre di più secondo quello che è la tecnologia degli smartphone, la tecnologia che utilizziamo in tutti gli apparecchi elettronici di tutti i giorni. Quindi è soprattutto avere una mente elastica e propensa ai cambiamenti. La dirigente Daniela Palma dell'Istituto di Istruzione Secondaria Ferrari di Battipaglia, capiamo invece questa collaborazione e quanto è importante creare eventi come questi per motivare e promuovere l'istituto. Soprattutto promuovere un indirizzo che ha necessità di essere promosso per l'esigenza che c'è nel mercato del lavoro. Come dicevo a qualche insegnante degli istituti comprensivi pochi minuti fa, noi abbiamo una richiesta che va ben oltre da parte delle aziende, che va ben oltre i nostri ragazzi, insomma, diplomati. Questo ci fa capire che probabilmente l'orientamento alla scelta degli istituti superiori non muove da motivazioni che poi devono dare conto all'occupazione, all'occupabilità di questi ragazzi diplomati, ma segue tutt'altre logiche. Probabilmente questo è un errore del nostro sistema scolastico nazionale, perché questo problema è a livello nazionale, da correggere. Il nostro direttore regionale, il dottor Acerra, in qualche incontro di qualche giorno fa proprio, ci ha preannunciato che ci sarebbero state delle riunioni e delle spiegazioni in questo senso, in modo da poter operare come sistema scolastico regionale e poi nazionale in linea con quello che è il mercato del lavoro. Ci auguriamo che tutto questo si possa attuare velocemente. Nel frattempo noi, nel nostro piccolo, ecco, creiamo queste situazioni in cui spieghiamo quanto siano importanti determinate materie, determinati spazi, insomma, di occupabilità, che poi, dicevamo, oggi parliamo di motori, parliamo di meccatronica, un settore che è aperto attualmente anche alle ragazze, perché si presta moltissimo anche ad un lavoro femminile, considerato che ormai le nostre ragazze maneggiano e si occupano di informatica come i maschietti, per cui bypassiamo queste differenze che non ci piacciono in nessun settore e invitiamo tutte le ragazze e i ragazzi degli istituti comprensivi del nostro territorio a farci visita anche a scuola per capire quanto sia bello, quanto sia stimolante, quante aperture abbia questo settore a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale. Giornata dedicata alla meccatronica e all'incontro dei stakeholders sul territorio, quindi anche con i ragazzi dell'Istituto Ferrari e con i ragazzi delle scuole medie che si avvicinano e si apprestano a scegliere il loro indirizzo di scuola, non poteva mancare ovviamente una rappresentanza del comune di Battipaglia e non poteva che essere l'assessore all'ambiente, visto che oggi si parla anche di elettrico. Assessore Chiera, sono importantissime queste giornate per mettere in relazione appunto tutti i protagonisti di questo settore.
Assolutamente sì, grazie per l'invito, Battipaglia è presente anche perché siamo insomma orgogliosi di ospitare sul nostro territorio un evento di questo tipo, la meccatronica è sicuramente il futuro e soprattutto l'abbinamento all'elettrico rappresenta anche quel passaggio della transizione ecologica che tutti auspichiamo perché il futuro ovviamente è indirizzato verso le energie rinnovabili e di conseguenza verso l'uso di queste energie rinnovabili anche nella meccatronica in particolare. E quindi diciamo che assolutamente aperti a qualsiasi collaborazione e sono contento che i ragazzi del territorio dei vari istituti si stanno già attrezzando grazie ai dirigenti e ai docenti per questo passaggio fondamentale che sarà prossimo. E allora a questo punto Simona Paolillo, la dirigente Daniela Palma e il presidente Bacco, facciamo un brindisi, abbiamo le nostre ragazze che neanche a farla apposta sono del nostro settore alberghiero del Ferrari, possiamo servire, proviamo ad aprire la nostra bottiglia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A questa bellissima iniziativa, ma soprattutto ai nostri ragazzi che sono la cosa più bella che ci sia. Che sono stati bravissimi, devo dire la verità. Ma io non avevo alcun dubbio. Sono stati bravi. Io non avevo alcun dubbio. È piaciuto il giro sul kart? Avete saputo guidare? Dite la verità. Alla CNA e al Ferrari. Viva!